alcune domande sui principi della dinamica. Anzitutto ci viene presentato un carrello che viene trainato da una forza costante di 10 N e che si muove però con velocità costante. Cosa possiamo dedurre da queste informazioni? Beh, allora, sicuramente sapendo che il carrello si muove a velocità costante, il primo principio della dinamica, che è il principio di inerzia, ci dice che un oggetto si muove a velocità costante se e solo se la somma delle forze applicate è nulla. Di conseguenza, possiamo considerare valida questa frase in cui la forza risultante sul carrello è nulla, ma necessariamente dobbiamo escludere l'ultima, in quanto se l'oggetto si muove a velocità costante, la forza risultante sul carrello non può essere di 10 N, perché altrimenti la velocità aumenterebbe, si tratterebbe di moto rettilineo uniformemente accelerato o comunque moto uniformemente accelerato. Negli altri casi non sono applicate altre forze sul carrello, anche questa la dobbiamo escludere, in quanto se ci viene detto che sul carrello è applicata una forza costante di 10 N, ma la somma delle forze è uguale a zero, necessariamente ci deve essere una forza che si oppone a questa forza costante. Quindi, a rigor di logica, possiamo affermare che l'attrito non sia trascurabile, e che sia la forza di attrito che si oppone al movimento del carrello e che valga esattamente 10 newton. In questo caso abbiamo la forza che spinge il carrello in questa direzione. Abbiamo la forza di attrito in direzione opposta, quindi abbiamo FA più F uguale forza risultante. Le due forze sono antiparallele, cioè sono l'una all'opposto dell'altro, e quindi abbiamo meno 10 newton più 10 newton uguale a zero. Di conseguenza abbiamo soddisfatto il primo principio di inerzia. Nella seconda domanda osserviamo un palloncino fermo in aria e non sappiamo spiegarne il motivo. Cosa si può dire su questo palloncino? Beh, possiamo dire che non agisce nessuna forza? Non è detto, o meglio, la risposta esatta è che agiscono più forze, ma la risultante è nulla. Agisse solo la forza del vento è palesemente falsa, in quanto se agisse solamente la forza del vento, il palloncino volerebbe via. Non si può dire niente perché non è una situazione possibile, anche questo è falso. Terza domanda: un sasso di una massa, avente una massa di 20 kg e un vaso avente una massa di 2 kg sono posti alla stessa altezza e cadono in assenza di attrito. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che la massa del sasso vale 20 kg. La massa del vaso vale 2 kg. L'accelerazione del sasso è 10 volte più grande di quella del vaso? Assolutamente no, perché entrambi gli oggetti sono sottoposti alla stessa accelerazione che è l'accelerazione gravitazionale. Quindi sia questa risposta che questa sono da escludere. Le accelerazioni sono identiche. Esatto, perché la forza, l'accelerazione di gravità vale 9,8 circa metri al secondo quadrato. Le accelerazioni non sono confrontabili, falso, perché abbiamo detto ora che sono identiche. Le forze sono identiche, falso, perché non sono le forze a essere identi, ma le accelerazioni. La forza del sasso è 10 volte più grande di quella del vaso, è vero, in quanto la forza peso del vaso, scusate,
la forza peso del sasso vale massa del sasso per accelerazione di gravità. La forza peso del vaso vale massa del vaso per l'accelerazione di gravità. Confrontiamo queste due forze, Fs fratto Fv è uguale a massa del sasso, che sono 20 kg, per G diviso 2 kg per G. Semplifichiamo, G e G se ne vanno, chilogrammi e chilogrammi se ne vanno. Possiamo anche semplificare il 20 con il 2 e otteniamo esattamente che Fs fratto Fv uguale a 10, da cui la forza del sasso, la forza peso ovviamente del sasso, è uguale a 10 volte la forza peso del vaso. Ora alcuni esercizi. Per spostare una valigia con rotelle sul pavimento della stazione, applichiamo una forza orizzontale di 12 N e otteniamo un'accelerazione di 0,4 metri al secondo quadrato. Il fatto che la valigia sia con le rotelle ci consente di escludere la presenza di attrito, comunque di considerarlo trascurabile. Per calcolare la massa della valigia, semplicemente calcoliamo la massa utilizzando il secondo principio della dinamica, che mette in relazione la forza necessaria a far muovere un oggetto di massa m e l'accelerazione impressa a questo oggetto, da cui, tramite la formula inversa, m uguale a F fratto A. Conosciamo la forza, che sono 12 newton, conosciamo l'accelerazione, che sono 0,4 metri su secondo quadrato. A questo punto calcoliamo la massa come 12 newton diviso 0,4 metri su secondo quadrato. Il risultato sarà 30. Osserviamo l'unità di misura. Ovviamente ci uscirà chilogrammi, ma come fa a uscire in chilogrammi? Abbiamo newton, che sta per chilogrammi per metri al secondo quadrato, diviso metri su secondi quadrati. Di conseguenza, questo se ne va con questo e ci resta 30 kg. Di conseguenza, la massa della valigia è 30 kg. Altro esercizio, una scatola di massa 10 kg è ferma su un pavimento orizzontale. Notiamo che è ferma su un pavimento orizzontale. Trascinandola otteniamo uno spostamento di 4 metri in 4 secondi. Vogliamo sapere qual è la forza orizzontale che trascina la scatola. Allora, leggendo dai dati, sappiamo che la massa della scatola è 10 kg. Che lo spostamento ottenuto vale 4 metri e che il tempo necessario per effettuare questo spostamento è 4 secondi. Sappiamo anche che la massa è ferma sul pavimento orizzontale, quindi la velocità iniziale è uguale a 0. Sappiamo anche che dobbiamo applicare una forza per trascinare questa scatola. Di conseguenza, questo si tratta di moto rettilineo uniformemente accelerato. Per rispondere quindi alla domanda qual è la forza orizzontale che trascina la scatola, dobbiamo sapere qual è l'accelerazione impressa alla scatola. La otteniamo dall'equazione, dalla legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato, che ci dice che
Lo spostamento è uguale a un mezzo per a per t al quadrato. Ovviamente stiamo considerando l'equazione senza la velocità iniziale, dalla quale otteniamo che l'accelerazione è uguale a 2s fratto t al quadrato. E quindi 2 per s, s vale 4 metri, quindi 2 per 4, 8 metri, diviso 4 secondi al quadrato, quindi 4 per 4, 16 secondi quadrati. E quindi l'accelerazione vale 0,5 metri al secondo quadrato. Per rispondere a questo punto alla domanda qual è la forza orizzontale che trascina la scatola, applichiamo il secondo principio della dinamica e quindi forza uguale a massa per accelerazione. E quindi abbiamo la massa di 10 kg per un'accelerazione di 0,5 metri sul secondo quadrato. Risultato, la forza finale varrà 5 kg per metro al secondo quadrato, 5 newton. Nel sesto esercizio ci viene presentata una sfera che si muove su un piano inclinato di 30 gradi rispetto al piano orizzontale. La massa della sfera è di 10 kg e ci viene chiesto di trovare l'accelerazione acquisita. Quindi l'accelerazione si acquisisce nel senso di caduta della sfera, e cioè lungo la direzione parallela al piano orizzontale. Noi sappiamo che la sfera esercita sul piano una forza peso pari alla sua massa per l'accelerazione di gravità. Sappiamo anche che la forza parallela, quindi la componente parallela della forza peso, corrisponde alla forza peso moltiplicata per seno dell'angolo alfa. Di conseguenza, unendo queste due equazioni, possiamo dire che la forza parallela sia uguale alla massa per l'accelerazione di gravità per seno dell'angolo alfa. Di conseguenza, la massa sono 10 chilogrammi per l'accelerazione di gravità, quindi per 9,8 circa metri sul secondo quadrato, per il seno di 30 gradi che corrisponde a 0,5. Ricordiamo che il seno e il coseno sono prive di unità di misura. Quindi 10 per 9,8 fa 98 newton, per 0,5 la forza vale 49 newton. Questa è la componente parallela al piano della forza peso. Per calcolare l'accelerazione acquisita, quindi conoscendo il secondo principio della dinamica per il quale la forza è uguale alla massa per l'accelerazione, ricaviamo l'accelerazione come forza, in questo caso la forza parallela, fratto la massa. E quindi 49 newton diviso la massa di 10 kg, con risultato di 4,9. Guardiamo l'unità di misura, il newton sono chilogrammi per metri al secondo quadrato, diviso metro al secondo quadrato. Si semplificano e rimane 4,9 kg. Questo è il valore quindi dell'accelerazione. Un altro modo per calcolare l'accelerazione è più rapidamente utilizzando una formula in questo modo. Sappiamo che l'accelerazione è uguale alla forza parallela fratto la massa. Di conseguenza, forza parallela è uguale a massa per accelerazione di gravità per seno
di alfa, tutto fratto massa. Massa e massa si semplifica, dal quale otteniamo che l'accelerazione acquisita è uguale all'accelerazione di gravità moltiplicata per il seno dell'angolo alfa. Questa equazione, oltre che semplificarci il calcolo, ci ricorda anche che quando abbiamo a che fare con la scomposizione delle forze, ovviamente, essendoci una proporzionalità diretta tra forza e accelerazione, sappiamo che su un piano inclinato, se andiamo a scomporre le forze lungo le direzioni perpendicolare e parallela, ciò significa scomporre anche le accelerazioni nelle rispettive direzioni. Settimo esercizio. Abbiamo un corpo in quiete, quindi fermo, avente massa di 30 kg, che si muove con accelerazione di 0,3 metri su secondo quadrato sotto l'azione di una forza F. Ci viene chiesto di calcolare questa forza e di calcolare la velocità del corpo dopo 45 secondi. Allora, di che moto si tratta? Sicuramente si tratta di moto uniformemente accelerato, in quanto ci viene detto che la velocità iniziale del corpo è uguale a zero, che l'accelerazione è costante e vale 0,3 metri sul secondo quadrato. Di conseguenza, se l'accelerazione è costante, anche la forza è costante. La forza possiamo ricavarla dal secondo principio della dinamica, e quindi massa per accelerazione, quindi forza uguale a 30 kg per 0,3 metri su secondo quadrato. 30 per 0,3 fa 9 kg per metri su secondo quadrato, quindi 9 newton. Calcoliamo la velocità del corpo dopo 45 secondi. Noi sappiamo che trattandosi di moto rettilineo uniformemente accelerato, la velocità è uguale ad a per t, eventualmente più un termine v con 0 che rappresenta la velocità iniziale, ma che nel nostro caso è 0 e quindi possiamo escludere. Di conseguenza, velocità è uguale ad A, che è 0,3 metri su secondo quadrato. Ho dimenticato di riportare il tempo, che è 45 secondi, per 45 secondi. Secondi al quadrato e secondi si semplificano e quindi ci resta 0,3 per 45, cioè 13,5 metri su secondo. Esercizio 8. Samantha ha una massa di 60 kg, quindi conosciamo la massa dell'astronauta. E in condizioni di assenza di peso spinge contro il muro con un'accelerazione di 2 metri al secondo quadrato. Quanto vale la forza esercitata dal muro durante la spinta? Ora, grazie al terzo principio della dinamica, sappiamo che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi FA, la forza esercitata da A su B, è uguale all'opposto della forza esercitata da B su A. Siamo in una situazione quindi dove la nostra astronauta spinge con una forza FAB in questa direzione, alla quale corrisponde una reazione del muro uguale e contraria, quindi FBA è uguale ma opposta, quindi le due forze sono identiche ma opposte, cioè antiparallele.
Per sapere quindi quanto vale la forza esercitata dal muro durante la spinta è sufficiente calcolare FAB uguale a 60 kg, che corrisponde alla massa, per l'accelerazione per 2 metri su secondo quadrato. 60 per 2, quindi 120 newton. La motivazione l'abbiamo già data. La forza esercitata dal muro durante la spinta di Samantha corrisponde esattamente allo stesso valore della spinta di Samantha, però in verso opposto. Ultimo esercizio, un ascensore di massa 450 kg è tirato verso l'alto da una forza di intensità 6.000 N. All'interno dell'ascensore c'è un uomo di 75 kg. Quindi iniziamo a riportare i nostri dati. Sappiamo che la massa dell'ascensore sono 450 kg. L'uomo pesa, o meglio, ha una massa di 75 kg e sappiamo che in questa condizione la forza necessaria per trascinare verso l'alto l'ascensore F corrisponde a 6.000 N. Calcoliamo quindi anzitutto l'accelerazione impressa da questa forza al sistema, che ricordo essere composto dall'uomo più l'ascensore, perché entrambe le masse vengono trascinate dal motore dell'ascensore. E quindi, sapendo che forza è uguale a massa per accelerazione, l'accelerazione è uguale a forza fratto massa. Ma quale massa? La somma delle masse di MA, quindi la massa dell'ascensore più MU, la massa dell'uomo. 6.000 newton, che è chilogrammi per metri sul secondo quadrato, diviso 450 più 75, che fa 525 kg. Chilogrammi e chilogrammi si semplificano, il risultato è 11,4 metri su secondo quadrato. Questo è il valore dell'accelerazione impressa sull'ascensore. A questo punto, per rispondere alla domanda, noi sappiamo che la forza che l'ascensore applica, esercita sull'uomo, è esattamente uguale alla forza che l'uomo esercita sull'ascensore, ma sempre per il terzo principio della dinamica in senso opposto. Conosciamo l'accelerazione e quindi possiamo dire che la massa dell'uomo per l'accelerazione. E quindi 75 kg per 11,43 metri su secondo quadrato. Il risultato è 857 newton. Questo valore numerico vale sia per la forza che è esercitata dall'ascensore sull'uomo, quindi la forza che l'ascensore imprime sui piedi dell'uomo per farlo salire, che alla forza che l'uomo esercita sul pavimento dell'ascensore proprio per effetto
dell'accelerazione in senso verticale di 11,43 metri sul secondo quadrato.